E tu ti sei mai chiesto che cosa si spara in Toscana? Siamo andati fino a Orbetello da Piro Store per scoprirlo per voi. Ciao a tutti, benvenuti a Pirotecnica La Torretta. Io sono Nico. In camera abbiamo Bella Samu. Questa posa un po' alla Hell's Kitchen. Ti piace questa posa un po' così? Sì, c'ho mal di schiena. E oggi spareremo tutti i prodotti presi in Toscana dalla Pirotecnica. Piro Store, ragazzi, a Orbetello, via Sbircio dagli Appunti, via Maremmana 48C. Andiamo a vedere un pochettino meglio i prodotti, ma prima di vederli... Grazie di esserti iscritto, grazie di averci lasciato un like, grazie di aver commentato e grazie, se vorrai, di condividere questo video. Vediamo e spariamo. Esatto, pronti, quindi scegline uno e spara. Allora, parto con gli Albatros. Vai, ci sta, gremiamoci. Albatros. Dove la pizza? Cannellazzo. Ah, qua. Con sempre un modesto accendino. Ah, ci siamo dimenticati di salutare il nostro special guest, l'albero di Natale con la luce in mano. Salutiamolo. Non sei visto niente. Un sole. Tanto qua c'era qualcosa di avanzato. Va bene. Aspetta che siamo un po' accecati dalla fontanella di un altro video. Stavo per fare una cosa che era meglio non mettere a video. Va okay. Benissimo. Vado con un Albatros e poi subito dopo col secondo. Vai. Non so minimamente cosa facciano questi Albatros. Non so minimamente dove sia la miccia. C'è. Wow! Ah, hai capito l'Albatros? Per niente storto. Prossimo. Eccolo. Hai capito perché Albatros? Perché plana, non va troppo su e poi... Esatto, ti plana in testa. Molto carino Albatros. Simpatico, ma non sono un grande fan delle girandole che non aprono. Non abbiamo letto le specifiche. Ah, sì, vabbè. Va bene, allora continuiamo. Prossimo. Su questa linea. Camellia allora, Flower. Camellia Flower li conosciamo, ma li andiamo a vedere più nello specifico. Ma riusciamo a vedere una specifica di questi o le ho buttate via? Hai buttato via le specifiche. 1,2 grammi. Ah, l'uno? Sì, l'uno. Camellia Flower, non l'hai mica capito. Camellia Flower, lascia stare il vestito. Camellia Flower, col cannello vi bruciamo a tutti. Oh! Ah, abbiamo sbagliato completamente il... No, ma qualcuno gira, è che la superficie fa schifo. È ruvido qua. Ragazzi, abbiamo fatto un errore noi, l'abbiamo messi su un pavimento ruvido. Il prodotto è bello. Molto. Guarda l'albero che rialza la luce quando andiamo di là. Il problema è che veramente... Il pavimento è un po' ruvido, sì. Infatti ho paura, facciamone uno di vampiro. Vediamo i vampiro quanto sono, ce li portiamo anche tutti. Vampiro dell'Allevi, ragazzi, 6 pezzi, 2 grammi a pezzo, vai. Ho paura che non giri nemmeno questo. No, ma secondo me questi dovrebbero decollare, sai? Speriamo, provo. Vai. Proviamone uno. Vai. Ma come vola? Belli vampiro, se questi vanno. Vai, questi volano con piacere. Stellone. Carini, eh? Sì. A me la roba che vola piace. Da cazzeggio per mezzanotte. Wow! Ecco, non si usano così. Esatto. How not to use. E qua è finita la miccia. Dove cacchio è la miccia lì? Eccola. Comunque molto sono bellissimi. Bellini. Vampiro meritano. Sì, volano veramente benino. Molto, molto. Vuoi fare due petardelli e poi andiamo col resto? Sì, dai, proviamo i due petardelli. Minchia quanta luce che fa l'albero. Allora, questi qua, ragazzi, sono i Polifemo. Sì. Vuoi fare tutta la scatola? Sì, faccio tutta la scatola. Prima però volevo dire due specifiche. Vai. Li conoscete già, ma sono 30 grammi a pezzo. 9 grammi totali la scatola. 0,3 grammi a pezzo. Madonna. C'è bella andata. È che siamo alle 4:30, ragazzi. C'è sto mistra, odore di merda, stanchezza che... Il potere del cannello! L'albero! L'albero! Che l'albero è scappato come un pazzo, l'albero! È il potere del cannello questo. Bene. Adesso abbiamo... scelgo io e voglio le due fontane Swamp Lake. Vai, adesso abbiamo cazzeggiato, inizia la roba seria ora. Inizia la roba seria. E comunque l'idea di questo, diciamo, di questo
carico che abbiamo fatto è proprio questo, avere il cazzeggio prima e poi arrivare alla roba seria per mezzanotte, ragazzi. Esatto. L'idea è proprio questa. Le tieni tu? Sì, assolutamente, quindi direi che sta funzionando. Sì, di brutto. Qua abbiamo Swamp Lake, 160 grammi, qua, ragazzi, A, B, fuoco alle polveri. Accendi tutte e due insieme? No. Che bella è! Oh, che bella è quella! Di d'oro e di fuoco. Ma dimmi che è fatto così apposta. Sì, sì, è così, è così. Che belle! Oh, guarda i flash che volano in giro. Ragazzi, ma belle! Un giretto dal nostro... Vai, fa! Ma che bello! Ma allora io spero che sia fatta così, perché è fatta così, è bellissimo. I cuoricini sono bellissimi. Che bella! Quella è anche da San Valentino, quella lì. Sì, sì, da andare da Piro Store solo per quella. Sì. Morbido proprio. Guarda che sono usciti anche di là i cuoricini rossi. Ah sì, però di là flash. Quelle specie di caccole di lama bellissime. Bello anche che sono silenziose. Secondo me in quella lì c'è stato qualcosa che non è andato. Dici? È durata molto meno e quei caccolotti rossi, secondo me. No, no, è giusto, è un così? Effetto, è un effetto che esiste davvero. È clamoroso allora. Vieni qua, vieni a vedere. No, no, è un effetto che esiste veramente. L'avevo visto solo su prodotti americani, però. Ah, sì, si è bruciata tutta. Mamma, ma ragazzi, che bella, che bella è. Io leggo questa mia prefe. Sì, assolutamente. Ma morbido proprio. Già anch'io, bellissima, ragazzi. Va bene, con cosa proseguiamo? Allora io andrei con le due perfetto, così le facciamo la solita sfida tra Bonifacio 16 colpi e Domingo 16 colpi. Io mi prenderò Domingo. Bastone, lo volevo prendere io, dai, ricordi che bella, Va bene, come specifiche hanno 208 grammi la Bonifacio. 16 colpi, 25 mm. E 208 grammi anche l'altra, perfetto, uguale. L'ultima volta che le abbiamo viste sotto la pioggia, quindi io sono molto felice di vederle in condizioni un attimo più normali. Mi raccomando, dici quale accendi. Sì. Iniziamo con la Bonifacio. C'è. Bonifacio, ragazzi. Bel Dragon Egg, ragazzi, veramente molto ma molto bella. Ha saltato un pochettino alla fine, queste batterie un po' leggere, capita. Domingo, questo effetto molto diverso. Domingo, eccola, quanto sta su, mamma mia, grand'angolo, ragazzi. Ops, deve aver saltato un pochettino la batteria. Mi sa che si è girata l'ultima. Sì, un filo. Si è girata, però bella, bella. Vai. Ok, cosa scegliamo? Farei dire fuori campo, quale vuoi? Indica e basta. Indica e basta. Neanche indicare, ha troppa paura. Allora andiamo con la Fuego. Andiamo con la Fuego. Fuego, va bene. Che mi ispira, 36 colpi. Questa c'ha 259,2 grammi, molto solo. Bene. E bella cosa che ha la doppia miccia. Sì. Questa qua è a levi. 36 colpi, 20 mm, che poco 259 grammi, chissà perché. Dici? 36 colpi. Ma Samu, mettila anche più vicina, così non stai a fare, non fare 62 km ogni volta. Andiamo a postissimo. Allora, fuego! Fuego alle pulver! Che battutaccia. Bella però. Fuego, ragazzi. Bella vera. Quanto cacchio ha questa 20 mm, ragazzi? Molto bella. Molto carina.
se siete della zona Orbetello, Viterbo, ci sta valutare un salto. Carina la Fuego, eh? Vero? Carina. Molto ermosa. Molto carina. 36 colpi, merita. Pensavo sì. Con la grammatura così bassa non... No, invece è molto figa. Invece ci molto sta. Figa. Allora, proviamo queste fontanelle. Ci togliamo dai coccone essere foto flash, eh? Mi piace. Ah no, sono foto flash sì. Questi. Allora li metterei sparse nel campo. Adesso momento ASMR. Sono chiaro ASMR. L'effetto, e sono di... l'effetto nel prato così è clamoroso però. Sì. Abbiamo adesso chiamiamo i pompieri, però l'effetto è clamoroso. Ma sai che forse no, è talmente fradicio dai sì, giorni no, precedenti. Infatti forse non l'avrei fatto, costando di poi mi sono completamente bagnato i piedi. Qua da noi che piove da tipo un mese. Infatti è stata un'impresa trovare un giorno in cui fare riprese perché... Adesso abbiamo questa finestra di bel tempo e poi riprende a piovere malamente. Infatti abbiamo bruciato materiale per un esercito. Foto flash sempre belli, per chi piacciono. E ha preso fuoco. 105. Lasciaci. Ecco qua il pompiere che sta passando. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Si spegne. È la brace che rimane rossa. Sì, ma... sì, sì. Perché c'è la plastica della base che si sta fondendo. Esatto. Prima infatti, rave party o prima confrontone? Scusa. Prima confrontone. Vai. Prima confrontone e poi rave party. Allora, confrontone tra Atlantis, batteria. 25 colpi, 20 mm, 175 grammi di pirogiochi, esattamente come la Camelot, ma che ha le stesse stavo specifiche. Capendo se vanno tirate fuori. No, no, queste no. A posto, allora non guarda, come le Leslie. Ti dico, vai diretto qua davanti in da rampa, vedo una fava, qua, ok, vai. Ok ragazzi, andiamo in rampa di lancio, meglio Camelot o meglio Atlantis? Votate nei commenti ragazzi, e votateci anche se avete preferito la Bonifacio o la Domingo. Adesso torniamo, non è molto stabile qua, eh? Qua, ecco qua è già più stabile, torniamo in uno per goderci queste due batterie che secondo me saranno molto belle. Apriamo un pochettino meglio la scatola però. Camelot. Quella malora. Quanto apre? Che belle. Bello questa camera. Questo è uno per ragazzi. Questo è il grand'angolo. Cioè spacca tantissimo anche vista in grand'angolo. E quindi terrò il grand'angolo anche per l'Atlantis. Perché veramente vanno su tanto queste batterie qua. Adesso andiamo con la Atlantis. Atlantis ragazzi, sempre in grand'angolo per le aperture spazzesche che hanno. Bello anche il formato 25 Atlantis. Punti. Che blu! Bel blu però, eh. Bunker. Mamma mia! In uno per anche va. Beh, belle queste pirogiochi e bello il formato da 25 colpi. Madonna, ma stordito i timpani. Sì, e pestano veramente come assassine. Pestano veramente tanto. Belle molto vere, carine. Sì. Io ho preferito Atlantis, devo dire. Sì. Diteci voi, raga, nei commenti quale avete preferito, se Camelot o Atlantis. Sì. A me Atlantis è piaciuta molto. Anch'io. Andiamo con la rave party? Sì, dai, chiuderei con la rave Vai. Party e via. Formato interessante che tratta Giovanni perché sono 64 colpi ma che durano un minuto e c'è dentro mezzo chilo. 500, là, sì. È una 100 colpi praticamente. È 100 colpi ma sono 64, quindi ogni colpo è più figo. Ti serve l'accendino mi sa. Ce l'hai tu? Sì. Capperocci. Dobbiamo riprendere a sponsorizzare le parolacce vintage. Ok, rave party. Rave party.
Ah, non si può. Ecco. Dai, fai focus. Cattiva, può essere, eh? Può essere che abbia cileccato un pochino. Dici? No, secondo me invece era cattiva così, rave party. Ma doveva durare un minuto. No, 30 secondi c'era scritto. Oh, un minuto. Sicuro? Sì, sì, sì. E allora ha cileccato. Vabbè, ragazzi, ha cileccato un pochettino, però carino uguale. Comunque, sapete, ragazzi, la nostra sfiga nel provare le cose. Sì, doveva durare 60 secondi. Sì, vabbè, ha cileccato un pochettino. Può capitare, ragazzi. Nulla di che. Là nel cimitero delle batterie sparate. Che dire, ragazzi, bei prodotti, belle batterie, sì. Le trovate tutte in Toscana da Pirostore, Orbetello, via compilato tutto, viene tutto sotto a schermo. Andiamo a leggere gli appunti. Via Maremmana 48C. Ragazzi, io ve lo raccomando perché i prodotti sono di qualità, ha tirato fuori delle belle chicche. Sì. Questo era una specie di composizione che potete trovare da lui per Capodanno. Sì, ma c'è potete tanto altro materiale. Tanto altro materiale, potete aggiungere, togliere, fare quello che vi pare. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo di lasciare un like, di seguirci su Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, tutti i nostri social. Vi ricordo che c'è ancora a disposizione il merch, ragazzi, trovate le nostre felpe, pirotecnica alla torretta, Pirates Not a Crime a sito, i nostri cappellini che non sono quelli riacheo ma i nostri veri, le t-shirt, e ci date una grandissima mano acquistandoli. E quindi, ragazzi, grazie se lo farete e noi ci vediamo al prossimo video. Let's go!